Inizia oggi il nostro itinerario nella storia mineraria della Sardegna, memoria di generazioni di minatori. La cultura mineraria ha modellato il paesaggio, rendendo il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna un continente da scoprire. Il parco è stato dichiarato il primo parco geominerario al mondo che per caratteristiche ambientali, geologiche e biologiche costituisce l'esempio della nuova rete mondiale di geositi geoparchi istituita dall'UNESCO. Non solo memoria dunque, ma il mezzo per creare sviluppo economico e sociale dell'intero territorio. Il parco si estende su 3.800 km quadrati suddivisi in 8 aree che comprendono 81 comuni. Iniziamo subito il nostro viaggio in 8.000 anni di storia mineraria, durante i quali popoli diversi hanno lasciato traccia della loro cultura nella ricerca dei minerali. A Iglesias, la miniera di Monteponi, inattiva dal 1982, fu una delle più grandi miniere di piombo argento della Sardegna. Restano edifici industriali di pregio storico e architettonico. La galleria Villa Marina, intitolata al viceré del Regno di Sardegna, Marchese di Villa Marina, è dotata di due imbocchi ed incontra i pozzi più importanti nella miniera di Monteponi. Il pozzo Vittorio Emanuele, scavato nel 1863, adibito alla discesa e alla risalita dei minatori e del minerale, ed il pozzo Sella del 1874, dedicato al parlamentare Quintino Sella, che ospitava le grandi pompe per l'eduzione delle acque sotterranee. Da sottolineare che il pozzo Vittorio Emanuele giungeva fino a meno 100 metri sotto il livello del mare. A Monteponi, il Palazzo Bella Vista, ristrutturato magnificamente, fu sede degli uffici direzionali fin dal 1865. Nel periodo di presidenza del conte Carlo Baudi di Vesme, la miniera di Monteponi divenne una delle più importanti d'Italia, nell'estrazione prima di argento, poi di piombo e zinco. Nel lontano 1952 i minatori scoprirono nella miniera di San Giovanni la grotta di Santa Barbara. Invito tutti voi a visitare questo luogo incantato, costellato da colonne di stalattiti e stalagmiti. Iglesias è certamente il punto di riferimento del Sulcis, una città storica le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Già da un periodo storico medievale, che comunque ha caratterizzato l'antica villa di Chiesa, ad oggi con un denominatore comune che è sempre stato quello del lavoro delle miniere. Le miniere sono iniziate nella nostra città già a partire d'epoca romana, dai famosi dannati ad metalla delle cronache appunto dei romani. Oggi le miniere non esistono più, nel senso che non sono più attive, però abbiamo ancora un enorme patrimonio minerario importante da valorizzare e da mettere come una cartolina per la nostra città. Il turismo deve rinascere soprattutto dal punto di vista dell'architettura mineraria. D'altra parte non abbiamo solo il mare, non abbiamo solo il Medioevo, ma abbiamo queste splendide vallate, questa splendida cornice come la miniera di Monteponi, come Porto Flavia, come la Valeria La Marmora, come la grotta di Santa Barbara. Insomma, un insieme meraviglioso che deve crescere, deve dare sviluppo a un territorio che oggi come oggi è attanagliato da una crisi forte. Flumini Maggiore ci fa immergere immediatamente nel passato. In questa valle si percepisce la sacralità dei popoli che vi si sono alternati.
Dopo il periodo nuragico vi furono insediamenti dei Cartaginesi, poi dei Romani, come testimoniano le presenze archeologiche nella valle di Antas. Nella valle fu edificato dapprima il tempio punico di Sid Adir Babai, in continuità con il culto nuragico del dio Sid Adir. Ristrutturato dai Romani nel II secolo a.C., il maestoso Tempio di Antas si erge nella bellezza della valle, ricca di acqua e vegetazione. Sull'architrave la famosa iscrizione che leggiamo così: Templum Dei Sardi Patris Babai, alla quale si aggiunge la dedica dell'imperatore Caracalla. Flumini Maggiore è un paese della provincia di Carbonia Iglesias di circa 3.000 abitanti, immerso in una zona molto bella e suggestiva del territorio. È un territorio che ha delle gradazioni diverse che vanno dal mare alla collina, alla montagna. È un paese ricco di storie, di tradizioni e di cultura. Punti di forza sono alcuni siti turistici quali le grotte di Sumannau e il Tempio di Antas che vedete alle nostre spalle. È un paese che ha una tradizione di miniera molto antica, qua vi lavoravano già i Romani, e di agricoltura e pastorizia. Negli ultimi anni si sta cercando di riconvertire l'economia a quello di tipo turistico, proprio in considerazione delle bellezze e delle peculiarità di tutto il territorio. Raggiungiamo Bugerru, centro minerario di notevole importanza dalla prima metà dell'Ottocento fino ai primi anni del Novecento. Bugerru offre ancora la memoria ben conservata del passato. Tutto il borgo si apre a ventaglio sul canale Malfidano, in uno scenario spettacolare che diede il nome alla più importante miniera della zona. Sono visibili i resti della laveria La Marmora e sul lato opposto la laveria Malfidano, con struttura in legno e pietra. La Galleria Henri, dal nome dell'ingegnere francese Bourdiol, ha 960 metri scavati nella roccia per trasportare su rotaie i minerali della laveria Malfidano fino a Planusarto. Oggi rappresenta un esempio di recupero di architettura industriale. È possibile realizzare l'intero percorso con il trenino elettrico nel ventre della montagna. Un percorso sospeso tra il cielo e mare e offre emozionanti scorci sui faraglioni attraverso piccole gallerie e camminamenti scolpiti nella roccia che consentono la vista della costa strapiombo. A Domus Novas un fenomeno carsico tra i primi nel mondo, la grotta di San Giovanni, con i suoi 850 metri è una delle più lunghe gallerie naturali. La grotta è stata riconosciuta monumento naturale e come tale sottoposta a vincolo. È unica in Italia, terza in tutto il mondo dopo Francia e Australia ad essere percorribile in auto. Attualmente la strada asfaltata che la attraversa è chiusa al traffico a fini protettivi, ma è meta di arrampicatori sportivi da tutta Europa per via delle spettacolari pareti rocciose. Io intanto devo ringraziare il Parco Geominerario, il suo commissario che con questa opportunità ci ha dato modo di conoscere il nostro territorio. Devo ringraziare perché è stato vicino in questi anni e lo abbiamo sempre vicino per i nostri problemi. Domus Nova è un paese straordinario, un paese meraviglioso. Queste sono le grotte di San Giovanni, una grotta di 800 metri di profondità, percorribile in auto, a piedi, una grotta che è una della prima al mondo per quanto concerne il suo genere. Diciamo che Domus Nova è in grado di offrire con le sue foreste
foreste, col suo interno, con delle zone, con della fauna meravigliosa. Noi siamo terra di cinghiali, di cervi, abbiamo tutto quello che un cittadino, che un turista può immaginare. Siamo a 40 minuti da Cagliari, una superstrada che ci favorisce, dobbiamo soltanto trovare i giusti contanti per portare ad esempio questi crocieristi che qui non ci vengono nel Sulcis, che invece dovrebbero venire a vedere le nostre meraviglie. Il problema è la ricezione. Stiamo lavorando con l'Unione dei Comuni, io sono anche Presidente dell'Unione, per fare queste cose qui. I risultati per una maggiore promozione del parco sarebbero stati raggiunti qualche anno fa, ma attualmente non si è compreso in toto il valore, non solo storico-ambientale, ma soprattutto le potenzialità di sviluppo che il parco geominerario potrebbe apportare all'intero territorio isolano, con un sistema coordinato di programmazione e di unità di intenti. Dopo 2 anni di trattative estenuanti da parte dell'amministrazione del parco, le aspettative dei comuni sono state disattese. Vi aspetto la prossima settimana per un altro itinerario nel Parco Geominerario della Sardegna, un grande giacimento culturale da scoprire.